Senta, oggi c'è stata una nuova presa di posizione del governo spagnolo con il ministro del lavoro e con Spagna anche comunque non credo l'ambasciatore che la notizia in Spagna comunque di Ministero, che perché accusano l'Italia di. Prego, è razzismo, no? prego. Questo Sì, che vuol dire che deriva stamattina una dall'ex. nuova Sì, dichiarazione di sì, sì. razzismo. E smare che li smette, ten razzismo sol, vado, ta cosa la scuola, ma non è smarmetto, ten somba, ton iscia qua cortista, stai da mai smette, ten razzismo sol, vado, ta cosa la Cosa la scuola, ma scorma? Lo spagnolo, chi viene a spagnolo, ormai. spagnolo Come con non è che e dice lui, sugli amico di cammini Ministero, lamina Iger. mero? Hát ezek a súlyos bántalmazások, amiket itt tapasztaltam, és a gyermekeknek az elvitele ismeretlen helyre, ezek olyan súlyos diszkriminációs esetek, amelyek igazán összeillenek a rasszizmus fogalmával. Se penso agli episodi dei bambini che ho accennato, cioè che questi bambini spariscono nel nulla, episodi diciamo della polizia, il malmenare la gente, cioè, sono tutti episodi che comunque in qualche modo ricordano fenomeni di razzismo. Scusi, quanti bambini ha detto più o meno che sono spariti nel nulla? Mennyi gyerek tűnt el összességében? Én jó magam, akikkel találkoztam annak az 1000 főnek a valamennyi tábor lakójával Nápolyban, 12 gyereket tudtam dokumentálni Nápolyban. 12 a Napoli che riesce a 12 riesce a documentare, 12 che riesce a cioè che documentare. sanno i dati anagrafici di questi bambini, sì. De az olasz, illetve az opera nomadi ügyvédjének elmondása szerint több száz gyerekről van szó. Mentre la dichiarazione dell'avvocato dell'opera nomadi invece si riferisce a più centinaia di bambini. Più centinaia. Több száz Diverse gyereknek az centinaia. ügye van bírósági eljárás Sono alatt casi di most. bambini dinanzi al tribunale, presuppongo di minori Az perché. első eseteket körülbelül 2 évvel ezelőtt regisztrálták. I primi casi si sono verificati 2 anni fa. Ma come funziona, come vi hanno raccontato i genitori, come sono venuti? Szülők hogyan mesélték, hogyan történt ez az, hogy eltűnnek a gyerekek egyik napról a másikra? Az egyik anyuka sírva mesélte, hogy leszálltak a villamosról, és amint letették a lábukat a villamosról, 3 rendőr körbevette őket fegyverekkel, és a 2 gyermekét, 8 és 12 éves gyermekét elvitték tőle erőszakkal, és azóta semmit nem tud róluk. Una delle madri ha raccontato che scendendo dal tram con 2 bambini, uno di 8, l'altro di 10 anni, è sceso dal tram con questi 2 bambini, è appena scesa, 3 poliziotti hanno preso questi bambini e da 2 allora non ha più notizie. anni fa. Che te vale salute voltes? Igen. 2 anni fa, sì. Szintén 1,5-2 évvel ezelőtt történt, amikor az 55 éves nagyapa panaszolta, szintén sírva, hogy beléptek több autóval beérkeztek a rendőrök a táborhelyre, majd ordítozták a nevét az ő unokájának, aki akkor volt 6 éves, hogyha jól emlékszem, erőszakkal megfogták és berakták a rendőrautóba, elvitték, ez volt 2 évvel, 1,5-2 évvel ezelőtt, és szintén nem tud róla semmit. Sempre un anno e mezzo, 2 anni fa, lo stesso signore di 55 anni fa ha raccontato che sono arrivati 3 volanti della polizia, sono scesi, hanno urlato il nome di suo nipote che allora aveva 6 anni e hanno preso con la forza e hanno portato via. Én sajnálattal tapasztaltam a mai jobboldali újságnak az egyik cikkét, mely szerint ezek a nomád emberek a saját gyermekeikkel kereskednek és eladják őket, miközben több száz gyermek a hatóságok által lettek, eltűntek, igen. Cioè, quello che mi ha addolorato leggendo stamattina, cioè, mi hanno riferito sulla stampa della destra, che i nomadi praticamente fanno commercio con i propri figli, e mentre invece non è vero, sono loro che attraverso le istituzioni perdono i propri figli.